non ti sento urlare, non ti sento applaudire. Oggi abbiamo fatto una grande cosa. Oggi noi abbiamo accettato una sfida contro tutti quelli che non ci hanno creduto, contro quelli che ci hanno boicottato, contro quelli che dicevano ma sono delle organizzazioni minori, non porteranno nessuno in piazza. Alcuni dicevano ma non sono lavoratori, quelli del coordinamento precari. Non ci perdiamo tempo, sono i soliti. E invece noi ci abbiamo creduto. Ci abbiamo creduto fino in fondo. Ogni riunione. Ci abbiamo creduto andando la sera a macchinare i manifesti come si faceva da ragazzi, facendo i volantinaggi, andando nelle scuole a parlare con i colleghi. Ci abbiamo creduto perché a quest'altri noi non ci crediamo più e vogliamo riprendere in mano il nostro futuro, a cominciare dalla stabilizzazione di tutti, senza lasciare indietro nessuno, non uno di meno, 180.000 stabilizzazioni. Vogliamo ricominciare da qua, vogliamo ricordircelo. Oggi abbiamo fatto una cosa enorme. Oggi ci siamo ripresi l'Università degli Studi di Milano. Oggi ci siamo ripresi la piazza, oggi ci siamo ripresi il nostro diritto alla dignità, il diritto al futuro, il diritto ad avere un lavoro, il diritto ad avere un salario vero, non da morti di fame. Questo oggi abbiamo detto e qualcuno ci dovrà ascoltare, ci sta ascoltando. Perché pensa di mettere la solita pezza dello scioperischio dei precari. Noi vogliamo uno sciopero generale vero. Gli staremo le calcagne, col fiato sul collo. Devono sentire la nostra presenza. Noi la piazza non la lasciamo ai burocrati, che siano CGIL, CISL, UIL, autonomi, affitti sindacati di base, che pensano solo a fare i concorsi, i bandi, i corsi per i precari. Noi vogliamo tutto, vogliamo l'assunzione, vogliamo la stabilizzazione, vogliamo la scuola pubblica, vogliamo tutto e ce lo riprenderemo. E allora però insieme dobbiamo fare un percorso che è partito da Milano ma che si è diffuso a livello multitudinale. Anche in altre città, a Cagliari, a Sassari, a Pisa, a Firenze e ovunque si stanno costruendo i comitati, i coordinamenti. E come sindacalismo di base abbiamo il dovere di appoggiarli, abbiamo il dovere di lavorarci insieme, abbiamo il dovere di sostenerli, perché sono lavoratori come noi e noi non siamo dirigenti o burocrati. E allora il percorso deve partire da subito con un'assemblea, una riunione. Qualcuno propone la Camera del Non Lavoro, che ci ha aiutato in questi giorni, in queste settimane, ed è il luogo del precariato. E allora da lì possiamo ripartire, qualcuno darà l'appuntamento. Vi saluto, vi ringrazio, è stato importante oggi, ma non basta, non basta, non siamo contenti ancora, perché dobbiamo prenderci tutto!